Salve ragazzi, io sono Castoro. E io sono Crociome. Benvenuti su Resident Evil 7. Continuiamo la nostra run. La scorsa run, ragazzi, papà ci ha messo sotto letteralmente. Smusati. E tu devi ancora andare a prendere le munizioni nella cassa. La cassa? Quale cassa? Quella dove hai posato le munizioni. Ah, giusto. Backtracking, ragazzi. Sì, ma adesso che sappiamo che lui è là, giriamoci un po' la casa, tanto ci ha ucciso già due volte. Appunto. Magari la tagliamo questa parte, dai. Ah! Che cazzo ti viene? Vabbè. Qua ci siamo già stati, quindi. Oh, però questo non l'abbiamo visto. Segreti dell'abisso. Ma Fogliettino. Sega. Corda. Collare cane. Quale cazzo di collare costa $400? Che ah, cazzo 20 collari. Ah, 20 collari. Che cazzo ci fanno questi 20 collari? Magari c'è un sacco di cose. Avanti, c'è scritto. No. Bollivi, Ragazzi, Forever Capcom. Insomma, i giochi vecchi si rompeva il vetro almeno. Donna, 50enne. Carlos, un saluto. Sotto il Dio, mi sa che questa è una 50enne. Che schifo. Vabbè, andiamo a prendere i colpi. Bravo. O posiamo la monetina. Che sappiamo che non serve a nulla. Ok, abbiamo preso i colpi. Che cazzo è la terra? Sotto al salvataggio, vedi? Cosa? Qui sotto, sotto... Ah, un'altra... Sono i collezionabili! Visto? Ok, andiamo dall'altro. Trofeo. Dov'è Mr. Everywhere? Forse anche le bambole. No, non penso, era di interagire. Poi non si può riandare là, pensate. Ok, quindi sto cazzettino con la testa che palla si chiama Mr. Everywhere. Ed è un po' come i medaglioni blu di Resident Evil 4, ragazzi. Beh. Chissà se sbloccheranno qualcosa oltre agli achievement. Madonna cara, qua fa casino. Vento che fai... Oh, c'è un camper. Quella è una roulotte. Non è un camper. È la stessa cosa, Dio caro. No, il camper si può anche guidare. La roulotte la devi trainare, vero? Sì. Sì, ma se ci metti un motore dietro può anche guidare. No, perché non... Il concetto di guidare qualcosa va in procedere. Metti un motore sopra, vada solo. Ragazzi, se ha le ruote cammina. Ok. Secondo me lo dobbiamo uccidere adesso. Sì, ma non muore, 300.000. Allora aspetta, fammi allora, lassù c'è un... Ah no, però gli manca una ruota. Sì, te ne volevi scappare col cross. L'idea non è male. Boh, non lo so. Dobbiamo andarcene immediatamente. Vabbè, prima vediamo sta cazzing per la terza volta. Ha una pala in mano. Lei invece guarda. È il mio lavoro. Non è perché non mi racconta tutto, mi è la parte di taglio dell'ascia. Guarda. Ehi, si fermi. Aspetta, io ho è una pala. È una pala, te l'avevo detto. Dove la prende l'ascia? E poi si trasforma in un'ascia. Ah, nelle palle. Ah, sì. Ah, la prende da scappare. Problema è, secondo me devi stannarlo e poi entrare nella macchina. Perché le chiavi ci sono, quindi credo che ci devi interagire per forza. Sai già come va a finire? No, non lo so. Come le altre due ore. Aiuto! Cazzo, questa fa male. Ehi, ma cazzo di rumori fai? Non ti grattare. Sono un fottuto cecchino. Oh, il ragazzo ha trovato un gioco. Sai come usarla. Oh merda. Mamma.
Vaffanculo! No. Curati, curati. Dove diavolo credevi di andare, figliolo? Aiuto! Ragazzi, due secondi fa ha detto di essere un cecchino. I cecchini sbagliano. No. E dai, vaffanculo, gli fa male la testa. Gli prugna la testa. Culo a te, alla cagna che ti ha partito. Che lascia stare Siria. Quella roba non piace quanto credi. Per chi non lo sa, Siria è il nostro cane. Ok, qui è scriptata la cosa. Gli fai tot danni. E il problema è come ucciderlo. No! Cazzo ti viene! No, per forza dall'altro lato. Cazzo, scappa, 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 scappa. Madonna! Sì, ragazzi, non avessi fa i 360 con la macchina. Nulla. Nulla. Ora ti prendo. Ma dai, però. Ah, forse ti devi far cadere la moto in testa. Non so, secondo me qualcosa si fa con quelle moto. Forse ti devi far cadere la moto in testa. Come ce la faccio cadere? Spari allegati. Ragazzi, qui per la quarta volta. Sì, infatti. Vediamo un po'. Esaminiamo. Non è che me ne devo scappare dal garage. Come? No, dobbiamo andarcene immediatamente. Sei fermo qui, che fa qui da solo nel cuore della notte. Io, lei invece è il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Mi risponda. Non crederà alle mie parole. Prodi. Ehi, ehi, si fermi. Aspetta, io apprezzo tutto. Accorsi. Prova ad andare ora nella macchina. Prendi le chiavi subito e vacci. Cosa? Vai nella macchina. Al diavolo. Vi ucciderò tutti uno per uno. Accendi. Vedi? Vedi? Ehi! Non mi scherza mai. Vedi? Vedi? Ti schiatto. Taga! Si è buggato. Dall'altra parte, pastore. Sì, ragazzi, è buggato come la merda quando lo metti sotto, eh. Alzati, alzati che ti schiaccio. Dove va? Mi sa che è morto, forse. O è scomparso. Ripassiamo. Per sicurezza. Oh, che cazzo! Ti ha preso? Come? Cosa? Dove? No. Aspetta, che è sta cazzata? Bel carro, Italy! Puoi combatterlo? Puoi fare R2? Sta facendo tutto da solo. No, vedi, se fai R2... Un merda! Oh, cazzo! Facciamola finita, tu e io! Oh, no, 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 no. Oh, sì, adesso facciamo un bel giretto! No, 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 cazzo! Come fa ad accelerare se c'ho io i piedi su? Madonna, cara, sto gioco. Non sei sopravvissuto? Secondo me sono come loro. Allora. Non ride. Non è morto. Noi c'hanno le plaga dentro. Tipo... Amico mio. Prende fuoco la macchina all'improvviso, ragazzi. Sì, ma perché ha preso? Oh, mamma mia, che l'è viva! Strunz! Oh, ragazzi! Stai capicciando una cosa! Hai combinato! Vai via! Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo! Vaffanculo! Ragazzi, succede roba a caso totalmente. Ma. Ma. Secondo me se lo sto immaginando tutto. Forse è ancora vivo. Io me ne voglio andare da qui. Scappa, sto scappa. Si è spento così all'improvviso quel fuoco.
c'è la scala lì. Cosa? C'è la scala lì, devi andare sulla scala. C'è la scala. Scale che compaiono dal fondo. Già c'è. Oh merda! Io te l'avevo detto per ora. Attenzione. Tra poco ne vedrai delle belle. Che cazzo? Cazzo! Il senso di sta cosa? Si è suicidato. Cazzo è? Che cazzo? Si muove ancora. Tra l'altro c'è ancora gli occhiali. Ma ogni tanto si muove. Boh. Ok, andiamo avanti. Ragazzi, non si capisce un cazzo. Che cazzo era? Colpi del fucile. Alla faccia. Ogni cartuccio è carica di pallini. Era una cosa no, risaputa. Il quadro. Ecco il pezzo che ci serviva. Lo devo staccare. Ecco. Questa cosa mi piace tantissimo. Che devi esaminare le cose. E in effetti. Statuetta bue. Bue. Ah, qua si va. Sì, che non la poteva scostare un po'. Vabbè, basta trovare i difetti ovunque. Ah. Questo gioco è perfetto. Certo, solo certo. Usiamo il coltello. What the? Tu dare mie borsette. Voglio caccio tu l'hai. Tu meno borsetta, io squartare te. Prendo il coltello, ammazzo fratello. Sento qualcosa di strano. Io salverei prima per sicurezza. Ah eh sì, già salviamo. Te l'ho fatto. Grazie a Procione. Perché? Perché ti ho detto io come salire sulla macchina. Coglione. Nei dettagli. Ci sarei arrivato anche da solo. Dopo magari altri 20 tentativi. Si va a correre troppo lento. Infatti. E qui ragazzi sicuro qualcosa ce lo mette nel culo. Ok. La vecchia? Vecchia. No, mi era sembrato di vedere la vecchia. Me lo sono immaginato. E dove cazzo vado adesso? C'è la mappa, usala. Giustamente, salone ingresso. Vabbè, cerchiamo roba. C'era una piantina lì a sinistra. Polvere da sparo. Che cazzo ci faccio della polvere da sparo? Polvere da sparo che può essere utilizzata nei proiettili. Combinala con un fluido chimico per creare munizioni per pistola. Non è male. Ok. La piantina, dove l'hai vista la piantina? Dietro, a fianco all'armadio. Dietro. Sinistra. Lì. Ah, eccola. Oh, è un altro cazzettino. Shoot me. Ah, qua ti fa capire. Qua te lo dice. E io non ti sparo, io ti sguardo. L'altra piantina. L'altro dove è finito? Ah, l'abbiamo combinato. X. Ah, per tutto il ritmo. Pongita antica. Un altro. A cosa servirà? No. Ragazzi, è indistruttibile questa statuetta. Madonna cavolo. Carabinieri ancora e che cazzo? Te la sei vista brutta con mio padre. È tuo padre? Una volta lo era. Mi dispiace, ma è... Beh, lui è morto. Forse potresti anche cavartela. Cosa? Cavarmela? Vorrei che facessi una cosa, ma non posso spiegarti ora. Potrebbe servirti una sorta di chiave, ma cerca di uscire di lì. Ok. Io mi farò viva. Ok. Quindi, molto probabilmente, questa Zoe è riuscita a scappare da questa casa. Si è detto che era il padre. Appunto. E qui c'è... le tre teste, quindi... l'effigie di un cane. Quindi dobbiamo trovare le tre teste separate, sicuro. Come nei vecchi Resident Evil. Uno scorpione. Tanti scorpioni. Io concentro. C'è anche bloccata, quindi... Meglio. Prova... col coltellino.
pendolo orologio. Cosa servirà? Madonna, sto rumore. Soggiorno. Vabbè, è un indizio, credo. Ma in soggiorno. Siamo nel soggiorno. Un pendolo preso da un orologio. Sopra vi è scritto. Vi è scritta la parola soggiorno. Ok. Qualcosa da mangiare. C'è la fame. Mangia la cinquantenne di prima. Nel frigo sudice. Che schifo. Liquido. Liquido amniotico. Ragazzi, comunque sto fatto che siamo solo 6 slot per gli oggetti, secondo me sono davvero pochi. Perché nei vecchi Resident Evil ne avevi molti di più. Un'aquila. Almeno dal 4 in poi. Sì. Solito enigma. Oh merda. A nulla. Skyhunter. Dammi il coso. Un quadro iniziale del predatore. Dici. Il cane che guarda in alto. E vai. Vabbè, ci vuole l'aquila praticamente. Che cazzo è qua? Non ho idea. Il condor sull'aria. Mamma con il teschio, povera. Ok, noi vediamo da lì. C'è Napoleone qua. Wow, le texture sono apparse dopo un secondo. Il fucile! Il fucile! Il solito enigma, metti un pisello in mano a quello. Mettici il tuo. Allora, se io prendo questa cosa, vedi, si chiude la porta e buio. No. Vediamo. Guarda. Proviamo. La porta si è chiusa, ancora non si è morto però. Ah, devi rimetterci qualcos'altro. Eh sì. Prova che cazzo ne so. Ah, vedi che. No, è perché quello è fucile. Vabbè, dobbiamo prendere tipo un bastone. Come ho visto l'ombra. Sto vedendo delle ombre. Ah no, porca. Ah, è il ventilatore. Mi sono pisciato sotto. La vecchia. Che cazzo. Se la uccido. Chi è? Prova. Chi è lei? Evelyn. L'immagine dove è. Lo scarpone e la foto però. Signora. E andare le borsette. Cosa? Dare me borsetta. No, è il barbiere. Chissà che fa se lo ah, non posso fare l'azione. Ah, che cagata. Peccato. Ma si alza e ti devo schiaffoni della testa e ti siede. Che cazzo è stato? Magari alza anche la mano. Magari l'hobby del paparino. Senti tu, Madonna cara. Ok, armiamoci. Qui c'è tipo un'incisione. Non puoi forzarlo. Madonna cara, il serpente. Guardi a caso. Aspetta, vedi un po' la mappa. Di qua. Da qua non si va da nessuna parte. Non lo so. Ah, è chiuso. No, ci si vede fuori. Si va sul balcone. Che cazzo. Non ti puoi tipo buttare dal balcone? Sto parlando. Quante cose sento. Se la sparo? Sì, che sfogatura però, che cazzo. Vabbè, fatto apposta. Sbirciamo un po'. Ma. Ah, così vede bene. È pazza da legare proprio. Vabbè, come tutti in questa famiglia. Lì c'è la cassa. Madonna, sì, antiproiettile. Munizioni, ricarichiamo. Che cazzo era? Cazzo era una scimmia.
Sì, ma devo posare un po' di roba, devo posare le monete. Non so. Che cazzo è? Ah, ragazzi, se mi ha dato i colpi vuol dire che devo sparare. Probabile. Oh, qua è la scala. Ah, sì. Sotto. Sotto sta la lavanderia. Devi fare un fluido chimico. Non facci i proiettili. 11 proiettili ci puoi fare. Ho liberato due slot. Buono, buono. Polizia! Police! Ma che è il cesso? Chiudiamoci dentro. Madonna cara, fa schifo. Che schifo. Qua esce un super mostro. Sì. Scultura di legno. Ma che cazzo è? Che cazzo è? Qua? Questo non è disgustoso. La natura di questo non è disgustoso. Forse mi spiegate che cazzo è che c'è una vasca da bagno in mezzo al cesso. Vabbè, lo stile. Ma che è? Che cazzo è sto coso? La scultura dalla forma bizzarra è fatta di legno. Munizioni. Quindi qua secondo me voglio qualcosa di voglio. Moneta antica. Madonna cara. Che cazzo ci si fa con queste monete? Un cestino. Sono un chip. Sì. Guardiamo anche in alto ogni tanto. Tipo qua? No, no. Volevi. Allora, vediamo un po', non c'è niente più. Oh mio Dio! Cazzo! È impressionante, non credi? È molto meglio che morire. Che cazzo significa? Si sta rigenerando. Tipo Wesker. Mia piccola ciotta. Dai, vaffanculo. Un duro che è sempre qui con me. Vaffanculo, stronzo. Ma lo devo uccidere. Come vedi? La penso. Sapendo che non può morire. In parole povere vuol dire. Che sei fottuto. Ah no, devo scappare. Lì c'è una scala alla destra. Forse la devi usare, non lo so. Forse giù? Ok, andiamo a salvare ragazzi. Chissà se ti fa salvare questo punto. Penso di sì, no, ci ha perso di vista. Oh, mamma mia. Ok. Bene ragazzi, l'episodio finisce qui, ci vediamo al prossimo video.